consideriamo un corpo rigido, che rappresentiamo con un cubo colorato. Se la posizione di uno dei suoi punti, ad esempio il centro del cubo, rimane invariata rispetto a un riferimento fisso, ad esempio il terreno, siamo in una situazione di moto polare. Il nostro cubo, dunque, non può traslare, ma può ruotare liberamente attorno a una qualsiasi delle infinite rette passanti per il punto fisso. Anzi, può ruotare contemporaneamente attorno a diverse di queste rette, riuscendo così a descrivere le rotazioni più varie. Adesso immaginiamo che ci siano attorno al cubo quattro cornici, l'una dentro l'altra. La più esterna è saldata allo spazio fisso e non si può muovere in nessun modo. La seconda è fissata alla prima con una coppia di perni, allineati lungo quello che è l'asse fisso E3 di 0, per cui l'unico movimento che può fare è una rotazione attorno all'asse fisso sul cosiddetto piano dell'eclittica. L'angolo φ formato con la cornice fissa si dice precessione. La terza cornice è fissata alla precedente con una coppia di perni, allineati lungo un asse che è ortogonale all'asse fisso, detto asse dei nodi. È attorno all'asse dei nodi che questa cornice ruota, descrivendo sul cosiddetto piano meridiano un angolo θ che chiamiamo nutazione. L'ultima cornice è saldata al cubo con due coppie di perni, pertanto è solidale al rigido, mentre è fissata alla cornice precedente con una coppia di perni, allineati lungo quello che è l'asse solidale E3 di T. L'angolo ψ, descritto dalla rotazione di questa cornice sul cosiddetto piano equatoriale rispetto all'asse dei nodi, si dice rotazione propria del rigido. Precessione, nutazione e rotazione propria sono gli angoli di Eulero, e con essi è possibile descrivere ogni possibile orientazione di un rigido nello spazio. Per descrivere tutte e sole le configurazioni, gli angoli devono essere considerati ciascuno in un intervallo ben definito. La precessione φ varia tra 0 e 2π greco. La nutazione θ varia tra 0 e π greco. La rotazione propria ψ varia tra 0 e 2π greco. Perché la nutazione fa al massimo mezzo giro e non un giro completo? Perché altrimenti le configurazioni non sarebbero descritte da una terna univoca. Per esempio, consideriamo il nostro cubo in due casi. La configurazione φ 90 gradi, θ 90 gradi, ψ 270 gradi sarebbe questa, mentre la configurazione φ 270 gradi, θ 270 gradi, ψ 90 gradi sarebbe esattamente uguale. Tuttavia, l'applicazione che descrive un piazzamento deve per definizione essere bigliettiva, cioè ad ogni terna di angoli deve corrispondere una e una sola configurazione nello spazio. Quindi una stessa configurazione non può essere descritta contemporaneamente da due terne di angoli. Ma se prendiamo solo le terne con un angolo di nutazione minore di pi greco, e quindi in questo caso scartiamo la seconda terna, la relazione si conferma biunivoca. Possiamo definire gli angoli di Eulero anche in un altro modo. Prendiamo una terna di Versori fissa nello spazio, E1 di 0, E2 di 0, E3 di 0, e una terna di Versori solidale al rigido, E1 di T, E2 di T, E3 di T. Come prima, la precessione è una rotazione attorno all'asse fisso E3 di 0. La nutazione è una rotazione attorno all'asse dei nodi e la rotazione propria è una rotazione attorno all'asse solidale E3 di T. Ma così non è molto evidente quale sia l'asse dei nodi. Vogliamo allora darne una definizione rigorosa. L'asse dei nodi N è il prodotto vettoriale normalizzato dei versori E3 di 0 ed E3 di T. In questi termini possiamo spiegare diversamente perché l'angolo θ debba essere sempre considerato tra 0 e π greco. Per esempio, supponiamo di far crescere θ fino a superare π greco. A quel punto, l'asse dei nodi, che è il prodotto vettoriale di E3 di 0 ed E3 di t, deve cambiare verso
per rispettare la regola della mano destra. Ma se l'asse dei nodi si ribalta, bisogna misurare l'angolo θ tra E3 di 0 ed E3 di t, sempre in senso antiorario, ma guardandolo dall'altro lato del piano meridiano. In questo modo, con θ non si fa più riferimento all'angolo che ha superato pi greco, ma al suo esplementare, con la conseguenza che, pure in questa configurazione del rigido, θ risulta necessariamente compreso tra 0 e pi greco, per coerenza con le definizioni di asse dei nodi e di angolo positivo. Restringendo l'intervallo della nutazione a 0 pi greco, abbiamo pertanto eliminato ogni indeterminatezza, eccetto per un caso, il caso con nutazione nulla, cioè θ uguale a 0. Ma è chiaro che in un moto polare di questo tipo, precessione e rotazione propria fanno lo stesso movimento, e l'asse fisso coincide con l'asse solidale. Il moto, quindi, si riduce a una rotazione semplice intorno all'asse fisso, ed è sufficiente un solo angolo a descriverla. È questo il motivo per cui nei moti polari si considera θ strettamente maggiore di 0.